l'insidiosa trasferta di Livorno senza lo squalificato Brugman e col dubbio Memushai. Ma il mercato non si ferma, come sempre decisivi gli ultimi giorni. Per l'attacco torna a prendere corpo la pista Ciofani. L'attaccante marsicano non rientra più nei piani del tecnico del Frosinone Marco Baroni. Il presidente Stirpe chiede 1,5 milioni per il cartellino. Valutazione senza dubbio esosa per un calciatore di spessore per la B, ma prossimo alle 34 primavere. Il Delfino si muove sotto traccia, c'è la volontà dell'attaccante che nel Pescara è cresciuto e ha mosso i primi passi da professionista. In totale tra B e C 12 presenze ed un gol nel torneo cadetto 2005-2006. In biancazzurro ritroverebbe il fratello Matteo, col quale vive in simbiosi, sono legatissimi. Un modo c'è per ovviare al nodo del cartellino: il prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di promozione. I contatti col club ciociaro sono stati riavviati. A Daniel Ciofani, che ha rifiutato la Cremonese, è interessato però anche il Benevento. Intanto alla corte di Pillon approda Riccardo Sottil, esterno d'attacco classe 99, arriva dalla Fiorentina in prestito secco. Figlio d'arte, il papà Andrea, attuale allenatore del Catania, ha giocato da difensore centrale in Serie A con Torino, Fiorentina, Udinese, Atalanta, Regina e Catania. In questa stagione il figlio Riccardo, esterno di piede destro che tuttavia preferisce la corsia mancina, ha esordito il 19 settembre in Serie A con la maglia viola al Ferraris contro la Sampdoria, successivamente altro gettone nel confronto con la Lazio, in totale 18 minuti, 4 presenze invece nella primavera di Emiliano Bigica. Abbondanza di esterni dunque per Pillon, ben 5, di certo uno tra Capone e Del Sole saluterà.